grande partecipazione e devozione per la festa patronale che si è svolta presso la piazza d'armi del castello angioino aragonese di Agropoli. Tanti cittadini che hanno presenziato alle celebrazioni della Santa Messa e tanti sono stati anche i telespettatori che hanno seguito la diretta televisiva su Cilento Channel, sia in TV che sulla pagina Facebook. Un momento di preghiera importante in cui la comunità si riunisce e sta tutta insieme, quindi questo anche per scongiurare insomma il periodo della pandemia. Ecco, stare qui tutti insieme ci riporta verso la normalità, quindi siamo doppiamente felici sia di festeggiare i nostri santi patroni sia di stare tutti insieme. Quest'anno abbiamo una novità, una domenica di accogliere anche il santo patrono di Castellabate, anche in un logico di collaborazione tra comuni e di vicinanza tra comunità. In visita per la festa patronale quest'anno il santo del Tresino, Costabile Gentilcore, protettore di Castellabate, presenti anche il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, il responsabile dell'ufficio di promozione turistica del comune di Castellabate Enrico Nicoletta, l'abate di Montevergine e tante autorità civili e militari, oltre a tanti cittadini che hanno voluto accompagnare il santo. È una giornata importante perché diciamo che suggella ancora di più questo rapporto che esiste da tantissimo tempo, fatto di storia comune, di cose sociali comuni, di tante altre con la comunità, tra la comunità di Castellabate e la comunità di Agropoli, quindi un momento importante e credo che l'insegnamento di San Costabile, perché San Costabile nella sua storiografia sacra veniva descritto come una persona umile, modesta, sempre pronta a mettersi al servizio sia dei suoi fratelli spirituali ma di tutta la comunità, debba essere oggi in un momento di grosso individualismo una lezione di vita per tutti quanti noi, una bella manifestazione oltretutto celebrata da un nostro concittadino, ne siamo onorati, che è l'abate di Montevergine, quindi Don Riccardo Guariglia, quindi ulteriormente Castellabate è presente in questo momento importante. È un momento emozionante, come abbiamo scritto nella nostra pagina del Comitato Festeggiamenti, di cui mi onoro di far parte, Comitato Festeggiamenti San Costabile, e il santo del Cilento arriva dal suo castrum abbatis nel castello di Agropoli, un momento importante soprattutto anche perché Agropoli e Castellabate sono accomunati dal Tresino e Costabile Gentilcore è il santo del Tresino, quindi oggi non ci poteva essere migliore cornice del castello di Agropoli per ospitare questo grandissimo evento che credo che è un'altra pagina di storia delle nostre comunità. L'assenza della processione per il secondo anno consecutivo per le vie della città a causa delle restrizioni anti-Covid-19 manca davvero a tutti gli agropolesi, ma nonostante ciò si percepiva tra i presenti il forte attaccamento ai santi apostoli e la grande fede per un momento importante per la comunità. Significative le parole del padre abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, presente alla celebrazione eucaristica. Grazie per questo desiderio di vedermi qua, ma soprattutto dobbiamo ringraziare questi nostri patroni, perché se siamo qua questa sera è grazie a loro. Forse non ci rendiamo conto della potenza che hanno i santi nella nostra vita. Lo stiamo sperimentando anche in questo tempo di ripresa. Io sono convinto che quello che è venuto meno in questo tempo di pandemia, quello che ci ha fatto soffrire maggiormente, è proprio non veder riuniti i nostri paesi in determinate occasioni dell'anno, specialmente nelle feste patronali. Le feste patronali forse noi non ci rendiamo conto, ma servivano ad aggregare e a dare identità a un paese. Io ricordo, ma penso che anche ad Agropoli, che quando eravamo più piccoli si aspettava la festa del proprio paese, perché era il momento in cui il paese si esprimeva, riconosceva la sua identità e questa sua identità, vi dico adesso che vado un poco in giro, noi italiani ce la siamo portati anche all'estero. Portarsi i santi anche durante il periodo di immigrazione, sia
oltreoceano, ma sia in anche cose, fa vedere come fa riconoscere l'identità delle persone, da dove provengono. Basta vedere le grandi feste che gli italiani fanno in America o in Australia o in altre zone. Là si vede l'identità di un paese. E questa sera possiamo dire quindi che i santi Pietro e Paolo insieme a San Costabile ci hanno riuniti insieme, hanno avuto questa capacità. Al termine della Santa Messa i santi patroni Pietro e Paolo sono stati accompagnati nella chiesa madre dai portatori. Le bellissime immagini drone, fornite da alta prospettiva, sono la testimonianza di un evento unico e di forte devozione. Yeah, bye.